La mia è una traduzione così all'impronta, non c'ho nemmeno il dizionario. Comunque, per chi non sa il francese, è sempre meglio di niente. Quindi, il Movimento 5 Stelle del comico Beppe Grillo si invita nella politica italiana. La loro età media? 30. Il loro modo di comunicazione? Internet. Le loro parole d'ordine? Trasparenza e onestà. Il costo della loro campagna elettorale? 1.200 euro. A Frosinone, città di 45.000 abitanti, a 80 km a sud da Roma, sono una ventina di giovani a lanciarsi per la prima volta nel bacino, insomma, nella politica, sotto i colori del Movimento 5 Stelle, fondato nell'ottobre del 2009 dal comico blogger più celebre d'Italia, Beppe Grillo. L'ultima nata delle numerose formazioni politiche italiane, presenterà delle liste in 100 altre città in occasione delle elezioni municipali parziali che si svolgono il 6 e il 7 maggio, secondo turno per il ballottaggio, come tutti sappiamo, 2 settimane più tardi, in circa 1.000 comuni. Più di 10 milioni di italiani sono chiamati alle urne. Enrica Segneri, 30 anni, è la testa di lista a Frosinone. Il suo percorso è emblematico in un paese dove il tasso il tasso di disoccupazione non cessa di aumentare. Degli studi universitari spinti, vabbè, piccoli boulot, non so cosa vuol dire, un'esperienza infelice di immigrazione, insomma, è stato a Dublino dove la crisi l'ha presa, un ritorno a Frosinone, di nuovo degli impieghi interinali per poi la disoccupazione. Io non ho, precedentemente non ho mai militato, spiega. Berlusconi mi ha disgustato a jamais per sempre della destra, ecco, mi ha disgustato per sempre della destra. La sinistra è morta e la corruzione regna dappertutto. Beppe Grillo è la rottura assoluta. Invettive e derapace, non mi ricordo cosa vuol dire, nell'Italia post-berlusconiana, dove le frontiere fra i tre principali partiti della destra, della sinistra e del centro sono spariti a favore di un sostegno che si accordano alle misure di austerità del governo diretto da Mario Monti, Beppe Grillo e le sue liste antipolitiche possono creare della sorpresa. L'ondata di corruzione che sommerge tutta la classe politica porta dell'acqua al mulino di questo provocatore che gira l'Italia in camping, ripetendo le sue invettive contro i corrotti e il rigore. A rischio di certi derapage, non mi ricordo cosa vuol dire, quando a rischio di certi derapage, quando dichiara a Palermo che la mafia essa non strangola le sue vittime, come invece fa il governo. Ma il successo è al rendezvous, è all'appuntamento, insomma, sta per arrivare al punto che i sondaggisti, i sondeur, gli accordano all'incirca l'8% dei suffragi. Beppe Grillo, che non accetta alcun dibattito contraddittorio in televisione, ha saputo recuperare i disprezzi di tutte le parti, i disgustati del sistema, le vittime della crisi, in breve gli indignati made in Italy. La formula di adesione facilita le affiliazioni. Il movimento, che non ha né sede né struttura, si contenta di mettere, labellizzare, insomma, di mettere in etichetta delle liste i cui membri si impegnano a rispettare una carta che prevede che nessun candidato possa esercitare più di 2 mandati elettivi durante tutta la sua vita e che tutti debbano presentare un certificato giudiziario vergine. Dopodiché ciascuno si organizza come intende sul suo territorio. Beppe Grillo è il nostro portavoce, assicura Enrica Segnera. Signori, ma noi costruiamo il nostro programma come vogliamo. All'inizio gli altri politici locali ci hanno guardato come degli extraterrestri, racconta Luca Frusone. Nei dibattiti della televisione locale gli altri candidati facevano
facevano finta di non conoscere il mio nome, si diverte Enrica Segneri. Il loro obiettivo? Passare il 4% dei voti per fare eleggere almeno un consigliere. Sarà il nostro cavallo di Troia in comune, vogliono credere, persuasi che hanno già cambiato il modo di fare politica. La loro campagna doveva concludersi venerdì 4 maggio con un concerto, ma soprattutto niente discorsi. I meeting sono dei trucchi da vecchi. La corrispondenza è di Philippe Ridé, corrispondente da Roma.